Bella regà, qua è Savil che vi parla, bentornati in questo nuovo video e benvenuti se siete nuovi nel canale. Intanto raga, auguri di buon Natale e passate delle belle feste. Io subito inizierei con questo video dove andremo a recuperare raga il completo dello Yeti. Come facciamo per farlo sbloccare? Dobbiamo percorrere questa strada qua che vedete della mappa, ragazzi, e una volta che percorriamo quella strada ci comparirà questo grosso cerchio. A quel punto dovremo andare in questa posizione dove sono io e ci sarà il primo obiettivo da recuperare. Quindi come facciamo a capire se siamo vicini, raga? Perché sentiremo questo suono assurdo di sottofondo, come ben sentite. E una volta che siamo qua, raga, troveremo dei pezzi umani. E quindi andiamo a interagire con questo obiettivo. E ogni obiettivo, raga, ci darà un po' di RP e soldi cash. Anche se sono pochi, comunque sia, possono venire bene a chi ha iniziato il gioco col Game Pass e non ha account moddati. 10.000 per obiettivo, 50.000 finali, e poi vi dà anche il completo dello Yeti, che non è nient'altro che il Soul Squash, raga, bianco. Quindi andiamo nel secondo obiettivo, che si trova in questa posizione. Capirete che siete nel posto giusto, raga, perché troverete questa tendina blu tutta insanguinata con un sacco a pelo a terra. Quindi anche qua andiamo a interagire, raga, con l'obiettivo, ci darà un po' di soldi, RP, e andiamo avanti con il terzo. Quindi apriamo la mappa, raga, che vi faccio vedere dov'è. La posizione è questa e quindi ci dirigiamo subito lì. Una volta che siamo lì, troveremo questa macchina devastata e a fianco ci sarà la camicia. Quindi noi andiamo vicino alla macchina, interagiamo e ci farà come obiettivo la camicia che vediamo lì per terra. A questo punto non resta che passare al quarto obiettivo, raga. Il quarto obiettivo lo troviamo in quest'altra posizione, ragazzi, quindi ci dirigiamo lì e una volta che siamo in quel punto troveremo quest'auto devastata, raga. Noi facciamo freccina a destra, ci interagiamo e avremo fatto anche il quarto obiettivo. Quindi a questo punto non ci resta nient'altro che andare a fare l'ultimo obiettivo, raga. E come ultimo obiettivo, raga, ci dirigiamo in questa posizione, qua vicino alla riva, e troveremo la renna massacrata, la carcassa della renna. Quindi interagiamo anche con questo obiettivo, raga, e avremo completato i 5 obiettivi per sbloccare il completo dello Yeti. Come facciamo quindi per avere il completo dello Yeti, raga? Io vi consiglio a questo punto di rimanere qua dove siete senza andarvene, perché sennò si bugga e poi potrebbe capitare che vi spawna un po' quando cavolo vuole Rockstar e diventa menoso prenderlo. Quindi io vi consiglio di stare in questo punto, in questa zona all'interno del cerchio, finché non viene notte. A questo punto, raga, una volta che vi siete fatti i cazzacci vostri e avete aspettato la notte, succederà questo. Vi arriverà una notifica in alto a sinistra che vi dirà che lo Yeti è nelle vicinanze, ragazzi. Quindi vi dovete armare di fucile a pompa con le pallottole esplosive, così siete tranquilli che non vi state a far uccidere dallo Yeti, perché se lo Yeti vi uccide potrebbe essere difficile poi farlo rispawnare. Purtroppo Rockstar sapete che questi dettagli li fa a cazzo di minchia. Quindi, raga, come ben vedete, è comparso lo Yeti nella minimappa. Io ci vado vicino e con il fucile a pompa e le palle esplosive veramente me lo mangio per colazione. A questo punto, dopo avergli sparato 4-5 colpi, raga, è morto e avremo sbloccato il completo dello Yeti bianco. Come facciamo per usarlo? Semplicemente, una volta ucciso, ci andiamo a dirigere in un qualsiasi negozio di vestiti o anche nel proprio appartamento. Quindi, una volta qui, andate su vestiario, ragazzi, completi festivi e avrete sbloccato il completo dello Yeti. Allora, raga, purtroppo Rockstar a sto giro il completo l'ha fatto bello buggato forte, nel senso è chiuso particolarmente, non si può fare nulla a questo outfit. Almeno io ora un po' che non gioco, un po' che non faccio robe, ma avendo il Magic Slot e gli outfit, raga, doveva mettersi i loghi e tutto il resto, e invece non funziona perché questo outfit è bloccato.
E anche raga, se andate dal cannocchiale, provate a fare qualcosa, si blocca e non potrete fare nulla. A questo punto, ragazzi, vi saluto, vi faccio gli auguri, spero che il video vi è piaciuto, che magari è stato d'aiuto. E alla prossima, bella regà, sba da bam.